Allora, a questo punto con lo stesso sistema noi possiamo creare le gambe. Le gambe del personaggio. In questo caso è più semplice, sono solo due pezzi. Forse la barba. No. Allora, prendiamo quindi il simbolo 4 che sarebbe la coscia, lo chiamiamo coscia, lo trasciniamo su un livello nuovo del nostro simbolo corpo, entriamo nel simbolo e lo ripuliamo così come abbiamo fatto con gli altri. In questo caso vado veloce così possiamo poi fare altro. Prendiamo il simbolo 7, che sarebbe il polpaccio. Stesso discorso, doppio clic, CTRL B e ripuliamo. L'elemento. Ci sarebbe da inserire anche il piede, ma lo inserisco direttamente qui attraverso una pennellata di nero. Va benissimo. Ecco qua, inseriti questi due elementi, creo la struttura, l'armatura, semplicemente con lo strumento osso andando ad unire i due pezzetti. Ecco qua. Ok, cerco un attimo, ho fatto male, rimuovo l'armatura, sistemo le asse di rotazione di entrambe le parti e rifaccio l'armatura. Qua. Stesso discorso, copio i fotogrammi. Ho la struttura e la inserisco su un altro livello che metterò in basso a tutto. E dopo averlo messo, riclicco sul fotogramma e sposto un po' per creare, diciamo, la differenza di posizione delle due gambe, che puliamo un po' i livelli. Fondamentalmente dovrei avere una situazione di questo tipo. Al livello più basso una gamba, ai livelli più bassi una gamba e il braccio, è uno delle braccia. Poi busto, testa e su livelli superiori l'altra gamba e l'altro braccio. Il braccio 1 e gamba 1. Ok. A questo punto inserisco, prima di inserire i fotogrammi, metto il personaggio nella sua posizione iniziale per la camminata. Facciamo così. Ecco potrebbe essere questa. La mia camminata durerà un secondo, 25 fotogrammi, quindi mi metto il 25esimo, seleziono il 25esimo in questa maniera e premo F5. La posizione iniziale e la posizione finale devono coincidere, per cui premo F6 e metto un fotogramma chiave a tutto. Vedete, c'è sia all'inizio che alla fine. Ripeto, ho fatto semplicemente selezionando il 25esimo su tutti i livelli F5, F6. Ora, la camminata è, soprattutto se deve essere completa, del personaggio completo, non è una cosa così immediata come invece è successo
nel caso precedente. Per cui, ad un certo punto, questo personaggio, questo piede, farà un movimento di tipo rotatorio di questo tipo. Io adesso mi preoccupo esclusivamente di fare le posizioni chiave, poi a spostarle si fa in un attimo, quindi farà questo tipo di movimento, poi andrà avanti e poi tornerà indietro. Ecco, una cosa del genere. L'altra gamba invece stava già avanti, a un certo punto torna indietro, poi si piega. Però così già slitta un po', vedete? Perché slitta un po'? Perché questa gamba, da questa posizione a tornare in questa, ha bisogno di un altro fotogramma chiave, che è così. È così. Ecco, già funziona leggermente meglio. Però si va di piccole. Funziona male perché c'è questa posizione in cui sta a mezz'aria, è un po' come se corresse. Bisogna cercare la posizione giusta affinché ci sia sempre un piede poggiato per terra. Quindi, ok, va bene così. Analizziamo fotogramma per fotogramma. Ecco qua, questa gamba qui va avanti troppo in ritardo, o viceversa, questa qui fa il movimento che torna indietro troppo velocemente. La deceleriamo, vedete come sposto i fotogrammi? Ci clicco, viene fuori sotto l'iconcina della freccia bianca quel rettangolo e posso spostarli. Per cui faccio tutto così, sposto tutta questa parte. Già funziona meglio, almeno nella prima parte. Le gambe sono la cosa più tosta. Ecco qua. In realtà funziona tutto, ma è troppo veloce la seconda parte. Quindi aggiungo fotogrammi. Mi metto sulla timeline, vedete, non su un livello, ma sulla timeline, tra un fotogramma chiave e l'altro, faccio F5 per aggiungerli. Ok, adesso potrebbe anche andare. Quindi analizziamo livello per livello. Questa gamba che fa? Si piega, perché poi si porta in avanti e scorre sul terreno. L'altra gamba che fa? Scorre sul terreno, si piega e si porta in avanti. Non deve fare nient'altro. Dopo aver fatto tutto questo tipo di animazione, dobbiamo essere sicuri che il fotogramma iniziale e finale delle due gambe coincidono, in questo caso no. Mi metto sul primo e sull'ultimo e non coincidono. C'è questa, il cui ultimo fotogramma è diverso dal primo. Per cui prendo il primo, tasto destro, copia fotogrammi, vado sull'ultimo, tasto, anzi no, scusate, primo, tasto destro, copia posa, ultimo, tasto destro, incolla posa. Nel caso delle armature si parla di pose e non di fotogrammi chiave. Giusto per complicare un po'. E adesso è proprio in loop, molto ciclica. Stesso discorso per le braccia. Allora, dunque, arrivati a metà, questo che stava dietro va avanti e questo che sta avanti torna indietro. Ok, già così potrebbe già funzionare, però la possiamo arricchire. Rendendola un po' più cartonesca. Ecco qui. Ok. E potrebbe anche bastare un tipo di animazione di questo tipo. Tocca alla testa, che farà lo stesso movimento visto per l'esempio del teschio. E questa è un'animazione classica.
Ok. Sì. Ma quello già era all'inizio perché avevo messo il fotogramma chiave alla fine, la posa finale alla fine. Ora, la metto silenzioso. Dunque, a questo punto, se io torno sulla scena principale, questo personaggio lo posso inserire dove voglio, lo posso ribaltare, posso farlo in salita, posso fare quello che voglio. Sono sempre io. No, penso che adesso va bene. Ecco qua. Sì, allora il busto, adesso lo muoviamo. Adesso muoviamo il busto. Ovviamente qua possiamo fare lo sfondo che scorre, come abbiamo visto per l'altro esempio. Il busto possiamo far fare un movimento tipo che va in avanti un po', eh? Giusto anche per accentuare l'effetto cartoon. Ecco qua, basta un po', non tanto perché altrimenti sembrava un po' zoppo poi alla fine. Ovviamente, vedete, come potevo risolvere questa situazione? Inserendo le braccia già all'interno del busto e quindi seguivano quel movimento. Però non è un grosso problema perché cancello le pose intermedie delle braccia, quest'altro braccio, eccolo qua, cancello le pose intermedie lasciando solo quelle, vedete, che corrispondono allo stesso fotogramma chiave del busto, seleziono proprio quel fotogramma, ecco, e porto in avanti il tutto. Uguale. Quello di sotto, porto in avanti il tutto. A questo punto, ecco, il busto, diciamo, le braccia seguono il busto. Facciamo lo stesso anche per la testa, ovviamente. Metto sul fotogramma, la porto in avanti. Eccolo qua. Adesso posso rifare quelle che erano le posizioni, le pose intermedie. Era qui, questo altro e questa, cioè le faccio piegare un po', ok, adesso già funziona meglio. Come vedete più o meno si viene a creare una simmetria di chiavi, una parte dall'altra, quindi comunque ha una sua armonia anche questo movimento, no? Questo movimento è il loop. Abbastanza cartoon. Con questo sistema della cutout animation possiamo animare un po' tutto quello che ci pare. Possiamo fare degli anelli di una catena, no? Cioè possiamo fare una lunga catena, una gru, qualsiasi tipo di animazione di tipo appunto con dei perni all'interno possono essere animati con questo sistema, anche se funziona al meglio sulla character animation. Tutto il resto va visto con quelle chiavi di animazione viste già prima. Che vi dovevo dire altro? Ah, noi possiamo cancellare le pose facendo CTRL e tasto destro sulla posa che ci interessa. E andiamo su cancella posa. Allora, ci sono tre sistemi a seconda delle tre tipologie di animazione per cancellare dei fotogrammi. Se è un'armatura, ho detto tasto destro, cancella posa. Se è un'animazione di tipo classico, questa qui, tasto destro, cancella fotogramma chiave. Se è un'animazione di tipo interpolazione, ad esempio, faccio così. Che va da qui a qui a qui. Sempre CTRL, seleziono il fotogramma, tasto destro, cancella fotogramma chiave tutto. Perché? Perché chi conosce i programmi 3D sa che le animazioni possono
riguardare la scalatura e non la rotazione, per cui le posso gestire in maniera separata. Ogni fotogramma chiave che metto in flash con questo sistema mi va a interagire solo e esclusivamente sull'elemento che cambio. In altre parole, se io prendo un oggetto che si ingrandisce e a un certo punto gli faccio la rotazione, le due cose, l'ingrandimento e la rotazione, sono due cose separate, cioè vengono gestite in maniera separata. Quindi si fa cancella fotogramma, chiave, tutto. Ovviamente posso copiare e incollare pose, copia posa e incolla posa. Posso copiare e incollare i fotogrammi su un'animazione di tipo interpolativo. Come? Copia proprietà, incolla proprietà. Invece l'animazione classica è copia fotogrammi, incolla fotogrammi. Quindi sono questi tre i sistemi. Ok, a questo punto posso dire che conoscete Flash. È questo. Cioè, questa è la base da cui partire. Conoscere la timeline, tutto il resto è illustrazione e senso del tempo. Vi apro un altro tipo di progetto per farvi anche capire anche come funziona il tutto. Solo. Ecco, un progetto semplice è quello proprio per la Zanichelli, ve lo apro, ve lo faccio vedere. Qual era adesso il file? Ah, vi devo dire dell'inserimento dell'audio e anche l'export, no? Dunque, questi, vedete, ho fatto anche qui il mascherino. Ho creato uno sfondo in Photoshop che poi mi sono importato. Vedete quanti livelli qui, già un po' più complessa come cosa. Però non è un progetto difficile questo. Essendo 15 secondi solamente animazione, andava tutto fatto in maniera molto veloce. Infatti non sono molto contento di questo progetto perché secondo me era meglio andare, cioè più che 15 secondi per ogni dizionario Zanichelli, sarebbe stato meglio fare qualcosa di più ampio respiro con questi personaggi anche che interagissero in qualche modo tra di loro. Niente, c'è, ecco, il personaggio che corre, si trasforma. Zompa sulla cosa, ecco, poi viene disegnato lo smartphone ed è per pubblicizzare le app della Zanichelli. È uno spot molto, molto veloce, ve lo faccio vedere con l'audio magari. E questo, ecco, vi devo dire altre due cose che stanno in questo progetto per avere proprio tutta la panoramica completa su Flash. Aiuto. Consiglio poi siate ordinati, non come me, che poi alla fine uno non si ritrova le cose. Cioè, ogni volta che apro un nuovo lavoro creo un nuovo sistema di organizzazione che poi puntualmente mando a quel paese. Vabbè, non vi faccio vedere quello, vi faccio vedere un altro a questo punto. Semplici transizioni, ve lo faccio rivedere.
Quindi niente più né meno di quello che abbiamo fatto. La cosa in più, che però non vi ho detto, su Flash, è questa, che io con Flash posso gestire delle maschere. E questo è importante, per cui nell'esercizio, lo vediamo proprio in questo esercizio, in questo file è strapieno di maschere. Lo analizziamo. Fotogramma, quasi fotogramma, è fotogramma. Ok, allora comincia. Che si forma? Il paesaggio. Sì. È tutto all'interno di un simbolo. Basta che faccio doppio clic, come abbiamo visto, e si entra nell'animazione di questa maschera. Eccola qui, la vedete? Questo elemento che va su, eccola. Come faccio a fare questa maschera? Mi importo una qualsiasi immagine o disegno una qualsiasi immagine, qualsiasi cosa. Prendo un'immagine di quelle classiche, sempre di Windows. Creo un nuovo livello, questa immagine la blocco. Sul nuovo livello creo un rettangolo se voglio fare una semplice maschera tipo quella di prima. Il colore del rettangolo è indifferente. Lo converto in simbolo per animarlo. Chiamo mask. Faccio un'animazione che dura 20 fotogrammi finché questo rettangolo non copre completamente l'immagine. Fatto questo, tasto destro, maschera. Questa è la maschera. Per cui funziona all'opposto. È come se io avessi uno schermo da vedere, no? Lo tiro su. È un po' all'opposto. Ovviamente posso anche sbizzarrirmi su maschere particolari. Per cui, ad esempio, posso creare tutta una serie di pallini, faccio attraverso la frame by frame animation, faccio il primo pallino, poi premo F6, faccio il secondo, il terzo, così. Ecco, la sfocatura sì, si può fare, però devi fare dei simboli clip. Solo così la puoi. Oppure, mi sembra, aspetta, perché se io sfoco la maschera, no? no, adesso proviamo. Ecco qua, questo è un altro tipo di maschera. Se io sfoco, ci proviamo, perché lo sai che non lo so sta cosa. Se io faccio un colore sfumato, può darsi che lo Se fa. così effetto distorto. No, aspetta, poi qua seleziono questo colore e lo metto a zero. E poi faccio maschera. No. Ah, sfumata nel senso una assolvenza. Eh no, sfocato, io pensavo sfocato, perché sì, altrimenti nella. Eh sì, così vi dico anche questa cosa qua. Allora, se io faccio un simbolo che voglio mascherare, no? La maschera la vedo esclusivamente se blocco entrambi i livelli, eh? Se no, no. Ora, andiamo un po'. Sai che non sapevo, non ne so queste cose, perché comunque le maschere non le faccio mai intanto in flash. Alfa 0. No, non va. Anche perché la solvenza noi la creiamo direttamente sul simbolo. Però vi dico come si fa perché questo non ve l'avevo detto. Se io ho una foto, un oggetto, un personaggio, qualsiasi cosa, e voglio creare una solvenza, ovviamente lo converto in simbolo. Però
Però c'è un sistema per fare maschere sfocate. Non penso, perché appunto come ho fatto attraverso i filtri con i tempi poi. Sì. Ma non lo so. Allora, però c'è un file che c'ha una maschera sfocata che non ho fatto io, me lo devo andare a vedere. Sì. Allora, io ho creato un simbolo, gli ho fatto la classica animazione, mi metto sul primo fotogramma, ci clicco sopra una volta e da qui, vedete, effetto colore, stile. C'è una serie di parametri, tra cui l'alfa. Da alfa 0 e diventa una solvenza. Da alfa 0 all'alfa 100. Posso gestire sia la luminosità sia la colorazione avanzata, quindi metto nessuno. Avanzato, posso aggiungere più rosso. E creo questo tipo di effetto. Sì. Ad esempio, la facciamo subito, è molto semplice. Allora, così vediamo anche l'utilizzo di determinati altri simboli. Allora, se io creo. Ce la fa. Sta bloccando, si sta bloccando, no? Non mi deludere. Dai, bello. Ecco. Allora. Ok, creo una maschera, la faccio tutta nera e poi creo il pallino centrale, cioè senza fare la maschera, eh? Questo è un sistema che ci permette di ottenere la sfocatura sui bordi. Ecco qua. Allora, questo sistema però, perché funzioni, deve essere ingrandito tantissimo. Allora, sistema numero 1, questo. Sto facendo una maschera, cioè un mascherino così come ho fatto l'altra volta, però tondo. Lo converto in simbolo. Anzi, lo converto in simbolo, questa volta clip filmato e poi vi spiego perché. E ingrandisco tanto, tanto, tanto. Un sistema un po' contorto per raggiungere l'obiettivo, però lo facciamo, giusto per farvi vedere questo tipo di situazione. Picciolisco, è difficile anche gestire file di così grosse dimensioni. Ecco qua, finché non arriva qui. Spazio classica, ecco qua, si va a chiudere. Fatto veramente male, però la cosa che posso fare facendo questa cosa è se io creo un simbolo che è clip filmato, ho il difetto che non vedo le animazioni annidate. Perché il simbolo clip filmato non me le fa vedere e nell'export è un casino. Però se io non ho all'interno animazioni annidate, mi consente tutta una serie di effetti che altrimenti col simbolo grafico non ho, che sono, le vedo qua, sui filtri, tra cui anche la sfocatura. Vedete? Riuscite a vederla? Mi avvicino. Beh, perché non me la fa? La scheda grafica, allora, sfocatura, non gli piace più. Vabbè, comunque l'avete vista per un attimo. Fidatevi. Ah, ecco, si vede a questa dimensione. Ovviamente vale anche il discorso. Ah, poi se io faccio dei simboli clip filmato, posso fonderli con lo sfondo così come faccio con Photoshop. Posso creare effetti di fusione. Infatti, se io torno un attimo indietro,
fusione, moltiplica, eccetera. Ok. Ovviamente posso gestire tutto anche attraverso un cerchio che si chiude, al contrario, che diventa clip filmato che diventa maschera. Faccio animazione che si rimpicciolisce. Okay. E creo la maschera. Ed è quello l'effetto. Se poi metto uno sfondo nero, è esattamente una chiusura di questo tipo. Se io poi faccio delle animazioni all'interno della mia maschera, cioè se la mia maschera è un simbolo al cui interno ci sono le animazioni, ovviamente funzionano anche le animazioni e diventano la maschera quindi posso creare tutta una serie di animazioni che sono anche interessanti. Un po' hanno l'effetto di quelle transizioni di default sui programmi brutti che quindi non bisogna utilizzare, però. Sul web andavano tantissimo le maschere particolari. Allora, quindi questo c'ha semplicemente, blocco tutti i livelli per vedere le maschere, si ottiene una maschera su questo edificio e poi questo tipo di maschera per completare il tutto. Questo file ha anche delle nuvole. Allora, se io vado a... nascondo questo. Vado a cercare le nuvole. Sono bianche, ritagliate male, ma fuse poi, ecco qua, fuse con la fusione moltiplica. Questi sono dei simboli che non devono essere animati, non c'è un'animazione interna, quindi me ne sono fatti clip filmato, me ne sono fuse con lo sfondo per ottenere un effetto migliore. Questo è un bagliore che ho creato in Photoshop, ma si può creare anche in Flash, però non rende tanto bene. Lo sono creato in Photoshop, me lo sono importato. E poi ecco qua lui che zompa. Questa è un'animazione veramente molto stupida, molto basilare. Ma quello bisogna importarlo come sequenza di Cosa? No, immagine, no, no, no. Il bagliore è... dove sta? Ecco qua. Lo faccio vedere nascondendo il livello qua dell'edicola. Aspetta un attimo. Ecco qua. Il bagliore fa questo tipo di animazione, da piccolo a grande e poi trasparente. Piccolo, grande e trasparente. È uno solo, un file grande che io poi rimpicciolisco. No, 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 questo è proprio, cioè ingrandisce, lo esporto in PNG da Photoshop, quindi già con l'alfa. Volevo entrare nel personaggio per farvi vedere, ecco qua. Il personaggio ha un'animazione veramente basilare, lo ingrandiamo così lo vediamo meglio. Queste cose le ho proprio disegnate su carta e poi scansionate. Doveva essere proprio molto lo-fi e va bene così. Ecco qua l'altra maschera. Quando arriva qui, lui sta sotto, un po' nascosto, ecco, vedete, c'ha i piedi nascosti da questo tipo di balaustra, poi zompa, arriva su, c'è una mano che è semplicemente una mano fotografica ritagliata, messa una traccia. Ecco, questa è la maschera che vi ho fatto vedere prima, fotogramma per fotogramma, quella che disegna, eccola qui, eh. E questa è un po' più complessa, eccola qui. Segue passo passo. E con questo si possono creare gli effetti della scrittura che si compone. Tutto questo tipo, ecco, segue passo passo, finché poi non arrivano i vari device, e anche qua c'è una maschera, molto semplice. Cioè la maschera è fissa in questo caso, ed è l'animazione del testo che va su. Una maschera che fa l'effetto che disegna Frame by frame, è fatta così. È fatta. Cioè, ogni continuo poi scende con la.
Ecco qua, se io ho una lettera che voglio che si componga, prendo un carattere di tipo and write, eccolo qua, ad esempio questo, creo, prendo un pennarello di colore rosso, prendo un bel diametro, faccio il primo pallino. Premo F6, secondo pallino, F6 e continuo così. Qua ovviamente dovrei andare un attimo un po' più di precisione. Finché non lo copro tutto, fotogramma dopo fotogramma. Vedete, sotto ogni volta che faccio F6 si crea un nuovo fotogramma chiave. Ok, maschera. Questo è l'effetto, poi per abbellirlo prendo il simbolo della mano. Dove stavamo? Che casino. La mano dovrebbe essere questa. È questa, sì. Aspetta. Lo metto su un livello superiore e gli faccio seguire l'animazione. Ecco, arriva fin su. Quindi, in realtà, diciamo, il discorso dovrebbe essere inverso. Cioè, prima faccio la mano che segue e dopo creo la maschera, così. Perché poi succede questo. Perché ecco, da qui, poi a qui dovrebbe esserci una pausa che io posso inserire, in cui la mano va a posizionarsi qua. Fa così e poi fa l'altro tratto. Vabbè, fatta male, però è il concetto. Il concetto è quello, quindi si può comporre tutto questo tipo. Nel video vi ho fatto vedere quello dei fogli di carta disegnati. Io ho utilizzato appunto le movie clip nel caso dell'animazione e le ho fuse attraverso la fusione moltiplica, quindi in maniera molto semplice. Vi apro anche un file di quel genere e poi andiamo velocemente sul 3D. Prima però vi parlo anche dell'esportazione. Allora, stavo lo staso, lavori 2013. Eccolo qua, un tipico file. Allora. Ecco, io mi sono importato la sequenza di immagini e arriva l'autobus. Tutto è molto finto così, no? Poi in realtà facendo le maschere, però quelle le abbiamo fatte in After e anche la fusione l'abbiamo fatta in After, ma nessuno ci vieta questo qua, l'autobus, di farlo, di convertirlo in clip filmato e di fare una fusione di tipo moltiplica. Nel video finale e poi è stato desaturato e quindi è diventato in bianco e nero, quindi molto più coerente con anche con la cosa e quindi ecco qua. Questo è lui fermo anche nella stop motion, quando si realizza una cosa in stop motion, è bene che anche se il personaggio è fermo, come in questo caso, si creino delle variazioni per dare movimento, perché già è abbastanza. A te ti sembrano appiccicate lì le cose. Invece se si crea lo stesso tipo di animazione, lo stesso tipo di trasformazione. E questo è stato fatto con quella tavoletta grafica. Vabbè, è molto semplice, getti di colore e uno strumento tipo matita.
Ok, quando io poi ho finito il mio bel progetto, tipo tornando al nostro esempio, vediamo un po', questo qui, vado su scena 1, tutta questa camminata io me la voglio esportare e inserire su una sequenza reale. Faccio file, esporta filmato. Mi creo una cartella, magari non in questa, magari sul desktop. Chiamo render, esempio, va bene, sequenza PNG, salvo, qua mi dice stiamo attenti a questo perché dobbiamo un attimo vedere questo tipo di dimensioni e soprattutto questa doppia voce, noi dobbiamo sempre mettere dimensioni in documento intero perché se facciamo area di immagine minima ci prende tutto anche quello che c'è fuori. D'accordo? Quindi dimensione del documento intero rimane ancorato a 1280x720, 72 dpi, va bene. Se io voglio fare un super HD, aumento il dpi. Quindi se vado su 120, ecco, 150, va bene. Cioè, non è un problema. Noi abbiamo gestito in questa maniera. Cioè, passando al 720, al 1090, basta mettere a 109, mi sa, di dpi. Ok, dopo l'esporto. No, è il computer mio. Perché così c'ho la trasparenza e sotto ci posso mettere altro in un programma di adesso infatti lo importiamo un attimo in Premiere per farvi Nel capire. caso della saturazione che dicevi prima, cioè gli elementi poi devono essere esportati separatamente o se ne salvano tutto insieme? No, separatamente. Separatamente. Separatamente e poi si fa di L'animazione di solito. ogni singolo elemento Sì, di adesso Premiere ecco, questo. questa è un'ottima domanda perché vi faccio vedere come esportare poi singolarmente i vari livelli. Allora, questo intanto abbiamo esportato. Tutta la scena. Tutta la scena. Se io apro uno, tipo quello là della Zanichelli, allora io nascondo tutti i livelli. Abilito solo quello dello sfondo, faccio file, esporta video, sfondo. Poi, Ah, lo devi fare così, livello per livello. livello per livello. Purtroppo non c'è un sistema automatico, non è che qualcuno lo... No. Ecco. Ora, infatti, se io vado sul progetto originale... Se io vado su uno dei progetti, adesso vediamo quale. Ecco qua, se io vado sul render di questo. Ah no, questo è tutto insieme perché non è stato passato in After. Andiamo su. Ecco qua. Faccio vedere un export di questo tipo. Ecco qua, scena 1 ad esempio, quella dell'intro. C'è solo il piano, che ovviamente, vedete, vengono schiacciati i tasti. Questo è stato fatto in flash, tutti questi elementi sono stati duplicati uno dietro l'altro e poi schiacciati a seconda con delle chiavi di animazione. Ecco qua, questa è la mano che suona. Ecco qui è la mano che suona, che è un livello a parte. Questa è l'altra mano. Benissimo. E poi c'è il livello sfondo, che è un'unica immagine, cioè non c'è interesse a esportare. Poi apro un qualsiasi programma di video editing. Vita. Allora,
ti dico ovviamente 720p. Ok, se faccio un import da Premiere, non so cosa usate, e mi vado a cercare il render che ho fatto, basta selezionare il primo della sequenza e dire che è una sequenza animata, quindi una number still, e questo me lo importo come un livello a parte. Ecco qua, sotto ci posso mettere un video o qualsiasi altra cosa. Eccolo qua, ci posso mettere, dura veramente poco però. Quindi con la trasparenza posso anche gestire elementi filmati con elementi animati in flash. Ok, adesso più o meno non mi sembra altro. Cioè, ci avete? Sì, sì. Se per esempio bisogna sincronizzare... Ah, l'audio. Ecco, l'audio, giusto. Ve l'avevo pure detto prima. Allora, l'audio... vi apro una scena già fatta così lo capiamo meglio, quella del pianista. Ok, eccola qui la scena. Allora, per importare l'audio si fa semplicemente file, si mette su un fotogramma, si fa file, importa, porta in libreria e si importa l'audio. In questo caso ce l'ho già importato. Nella libreria me li trovo così. Sono pezzi della canzone. Ok. Che io poi trascino sul livello. E diventano tipo onda, vedete? Proprio l'onda musicale, no? Ma li trascino non su qui, li trascino così, proprio sulla scena brutalmente. Quindi ce li ho inseriti qui. Per fare il sync bisogna fare un'ulteriore operazione. Ora, la cosa fondamentale è che Flash non taglia l'audio, purtroppo, non c'ha un editing interno di audio, e quindi bisogna ritagliarselo prima. Allora, mi metto sul primo fotogramma, su un fotogramma qualsiasi del livello che ospita l'audio, vado su proprietà, dove dice sincronizza, metto flusso, perché di solito sta impostato su evento. Evento che significa? Che se io scorro l'animazione parte l'audio e quando finisce, finisce. Invece con flusso ottengo... si può ascoltare, diciamo, passo passo, e quindi e quando blocco, blocco anche l'audio. Era molto importante in questa scena capire proprio dove fare lo zoom out, no? Ancora più difficile, vi apro un altro file, dove si mette a tempo il labiale. Allora, ok, proviamo questo. Ehi, ho preso proprio quello senza audio. Allora.
Proviamo questo. No, anche questo senza audio. Allora. È perché parlava poco questo personaggio. Non è, faceva semplicemente. Vediamo questo. Ecco qua, qua c'è il labiale, però l'audio mi sa che li ho tolti da tutto per alleggerire. Allora, vediamo se lo inserisco. Sono rimasto in libreria. Così triste sola, si unisca alla nostra allegra compagnia, coraggio! Ma no, no, in mezzo a tutta questa folla non si sente né si capisce nulla! Oh, me no, mon chéri. Questo è fuori sync. Però il sistema per, si ascolta, si va leggermente avanti, si ascolta quello che sta dicendo. Lo si riproduce con la bocca davanti a uno specchio e poi si preparano dei file che sono quelle delle bocche che stanno dovrebbe stare da qualche parte. Eccole, qua ce n'è una. Ecco questa, sorriso. Eccole qua. Sono tutta una serie. Ve ne apro un altro più esplicativo di qualche anno fa. Eccolo qua. Queste sono già delle bocche un po' più elaborate, però anche qui l'audio l'ho tolto. Poi per farvi capire, ecco, che i livelli di lip sync possono essere diversissimi. Lì nel caso precedente era veramente base, qui invece ogni bocca si creano proprio questi tipi di file, sono tutti simboli, che in alcuni casi anche hanno una piccola animazione. E mettendoli poi in sequenza si crea l'illusione del parlato. L'audio poi lo si mette sopra, cioè su un livello superiore, questo era il livello che ospitava l'audio, ma l'ho tolto. Ma in post-produzione, poi l'avete aggiunto? Sì, poi dopo bisogna in post-produzione rifare di nuovo il sync. Questo serve per fare il file flash. Poi si esporta e in post-produzione si rifà tutto il sync. Poi diciamo diventa più semplice, secondo me. Ok, adesso vediamo in quest'ultima oretta che ci manca il 3D. Sei d'accordo? Se avete altre domande su Flash, fate tranquillo. Che formato puoi esportare direttamente? Cioè se si esporta tutto? Se non è necessario, diciamo. No, da Flash conviene esportare sempre in sequenza di fotogrammi. Importare in un programma di video editing, mettere la musica e poi esportare. Io esporto di solito in MOV H264 dal programma di video editing, però il passaggio sul programma di video editing diventa per esportare il video. Per me, io mi trovo molto bene il MOV H264. Se vogliamo una qualità maggiore facciamo il motion JPEG di tipo A. Ancora maggiore è l'animazione di QuickTime, l'animation. Però dipende dal compromesso, cioè un buon compromesso è proprio l'H264, che è anche un formato abbastanza universale adesso. Però ovviamente con le dimensioni. Quindi non MPEG. Sì. H264, però con
Sì, sì, comunque esportando, almeno io esportando la Premiere in H264 al 100%, comunque diventa abbastanza pesante. Sì. Il videoclip da 4 minuti comincia a pesare qualche giga. Quindi non peg? No, quello non lo preferisco. Ma le dimensioni, cioè, ma rimane sempre 1280x720? Perché... 1280x720, sì. Quant'è? 1280x720. Sì, sì. Cioè, ovviamente su qualsiasi software sì. Io vado a inserire la mia sequenza, deve essere impostato quel tipo di documento. Certo. Attenzione, perché adesso possiamo farlo anche con Photoshop questa operazione. Photoshop importa le sequenze di fotogrammi, importa i video, importa, possiamo metterli sì. Su livelli, possiamo fare tutti i giochi che facciamo con Photoshop, o quasi tutti, li possiamo fare con... cioè tutti i giochi che possiamo fare con le immagini possiamo farlo anche con i video e con le animazioni. Per cui Photoshop diventa quasi uno software a metà strada tra un montaggio video, un'applicazione di filtri e After Effects, quasi. Qui possiamo aggiungerci degli scenari, tipo ad esempio un effetto carta stropicciata moltiplicato su tutto il video. Cioè, ci possiamo aggiungere dei filtri e degli effetti veramente... carini, oppure fare diciamo una mascherina fatta bene, un po' di sfocatura nei lati. Con Photoshop, tutto con Photoshop si può fare. L'HS6 in poi, non so. No, l'HS3 in poi. L'HS3 in poi, se non sbaglio. L'HS3 extended, vabbè, non lo so. Io ho cominciato ad utilizzarlo dal. Io ho cominciato ad utilizzarlo dal CS4 questo sistema. No, però la versione extended del CS3 è già predisposta a questo, poi il CS5 abbiamo aggiunto il 3D. Il 3D. No, è interessante. Con documenti leggeri puoi lavorare anche con video. Anche un video pesante. Sì, sì, sì. Vi faccio vedere. Un file. Certo, ecco, diventa abbastanza tosto anche soprattutto con un computer del genere. Diventa veramente tosta, però ultimamente ad esempio per il file di mapping che sto facendo per sabato ho utilizzato Photoshop perché su After avevo parecchie difficoltà con questo computer, qui in ufficio c'ho quello migliore, però qui mi gestisco con questo. Allora, ecco qua, se io importo un video, qua questa è una sequenza di fotogrammi esportata da un programma 3D. Vado un attimo sui livelli. Ok, mi nascondo un po' tutti. Allora, questo livello 1 è una sequenza di fotogrammi. Se poi vado su finestra animazione, mi viene fuori sotto la timeline. Eccolo qui, livello 1, me lo trovo qui, vede come va? Sì, ci ho lavorato, ci ho fatto le GIF animate. Non mi sì, il sistema è quello, le GIF animate, però... Comunque lavori solo frame to frame. Sì, non puoi fare grandi cose, perché da lì è meglio After. Sì, assorbenze, qualcosa, spostamento. Perché mi sa che non c'ha la RAM preview come After, e quindi... Però ecco, se voglio aggiungerci, in questo caso io volevo aggiungere né più né meno che questo tipo di effetti. Ma sì, ecco, luci, volevo aggiungere degli effetti di alcune scariche elettriche da dei video che avevo senza alfa, li ho semplicemente moltiplicati, cioè fusi con il colore scherma, per aggiungere effetti di scariche elettriche mentre sto teschio ruotava all'interno di questa scatola. Però diciamo un sistema in più che abbiamo, no? Sì, un mezzo in più. Sì, secondo me è molto molto buono per applicare degli effetti moltiplicati, delle maschere, fare un po' di color correction, molto molto buono. Cioè in quello non dovrebbe appesantire più di tanto, dovrebbe funzionare anche abbastanza bene. Ok, andiamo ad aprire il 3D. Avete
questo torniamo domattina, pensa. Guarda, non è da mille messaggi di errore. Dai, bello, dai. Qua il primo. E il secondo. Adesso si apre. No, però i Dell sono dei buoni computer. Sì, sì. Solo proprio negli ultimi mesi mi ha abbandonato in questa maniera, perché tutti i video che avete visto ho fatti con questo. Ed è del 2007, diciamo, veramente vecchio. È già tanto. Hai ammortizzato. Ah, voglia. Però è una workstation, quindi all'epoca è costata una bella... Sono brutti da morire, però sono belli potenti e massicci. Cioè, ancora adesso comunque si difende bene come workstation. Adesso, la settimana prossima, arriverà il nuovo. No, perché sto prendendo la workstation Dell in ufficio e me ne serve uno molto più maneggevole, giusto per... non per lavorarci, ecco. Fare delle cose in giro. Si apre. Riapriamo. Poi il 6, ad esempio, versioni più vecchie di 3D Studio Max vanno una meraviglia. Il 3D c'ha la particolarità che se non si fa 3D avanzato, alla fine si può montare una versione pure vecchia. Non sono così fondamentale. No, sì. Anche ecco qua. Chi usa i programmi 3D? Qualcuno di voi, no? Tu? Ok, voi due. Quindi sapete un po' di quello che si parla. Ok, allora un programma 3D, di solito quasi tutti i programmi 3D si gestiscono attraverso le classiche 4 view, tra cui questa qui che è la perspective. Con il tasto in basso a destra, l'ultimo proprio, si chiama Maximize Viewport Tool, io posso aumentare una vista anziché l'altra. Ora, a fianco qui c'ho il pannello di creazione, ma prima di vedere il pannello di creazione vi dico come ci si muove su un programma 3D. Normalmente se io premo e muovo non succede nulla. Se io premo il tasto centrale del mouse non succede nulla. In realtà se premo dovrebbe muoversi. Sa perché? E anche così dovrebbe muoversi. Vabbè, allora... si è bloccato. Sì, sì, insomma, non risponde. Sta sembrando strano. Sta dicendo com'è. Dai. Giuro che lo faceva tranquillamente. Dicevo, se io tengo premuto Alt, il tasto centrale del mouse, navigo. In realtà, diciamo, adesso con le nuove versioni posso anche gestirlo da qui. Però io ormai sono abituato. Ecco, col tasto centrale senza Alt mi muovo. Faccio il pan. Con la rotellina zoomo. Quindi Alt e tasto centrale del mouse per muovermi lungo la scena. C'ho dei vari effetti qua, cioè non dei vari effetti, dei vari solidi che si chiamano primitive standard, che è il box. Cioè quando io creo una primitiva standard in 3D Studio Max, cioè gli faccio la base, rilascio il mouse per creargli l'altezza, tasto destro, scusate, tasto sinistro e poi tasto destro per concludere l'animazione, cioè la creazione del box. Perché questo? Perché se io faccio il box e non faccio poi tasto destro, ogni volta che vado a cliccare mi crea altri box.
Benissimo, quindi con il tasto centrale mi muovo lungo la scena. Posso creare le sfere, posso creare i cilindri con lo stesso sistema, posso creare anche le teiere. In tutti i software. Ok, rettangolo di selezione, posso cancellare tutto. Allora, partendo dalle teiere, passo adesso, poi ho le primitive estese, cioè i particellari, cioè tutta una serie di oggetti. Però per farvi capire un attimo come funziona l'animazione, in la modellazione non ve la dico neanche perché i tempi sono veramente minimi. Però la modellazione è giusto, bisogna conoscerla per forza. Sì. Poi ci sono tanti modelli. Sì, sì, tante tecniche, non immagino modellazione. Sì, se a meno che uno non vuole fare il 3D creativo, allora lì è un altro discorso, no? Ma non si vuole modellare, c'è un altro programma tipo Phantom. Per fare cosa? Modellazione. No, no, qua per modellare ad esempio posso partire io da un box. Io ricordo quando modellavo tantissimo tempo fa che facevo con i poligoni. Sì, infatti. Ecco qua, adesso io faccio, se io faccio un discorso di questo genere, faccio un box dove seleziono le facce. Ecco qua, posso fare questo tipo di modellazione. Io Blender uso. Sì, c'è tutto. Per creare questo aeroplano partendo da un box, no? Sì, 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 non lo so. Però ti viene, cioè, sì. Io pure ci rinuncio, posso e se attraverso le estrusioni si si estrudono le facce per creare, partendo da un solido primitivo. Ma c'erano pure delle tecniche qua di taglio attraverso i tagli che si sì, sì. Eh sì, ma lì ci andiamo su. No, quello che ricordo ancora. Ecco qua. Sì, sì, poi si fa, si smutta il tutto, sì, sì, sì. E si ottiene una forma che io posso anche appiattire. Sì, sì. E poi fare il render. D'accordo. Benissimo, ma non è questo lo scopo del corso. Comunque ormai, visto che l'ho fatto, mi tengo l'aereo. Allora, se voglio fare animazione in 3D Studio Max, anche questo è molto semplice. Allora, 3D Studio Max c'ha il comando di Select and Move, Rotazione, Scalatura, qui sopra. Anche qui, come Flash, ci metto la posizione iniziale, metto una chiave e poi abilito quello che si chiama Auto Key, cioè l'animazione in real time. Metto al centesimo fotogramma, sposto l'aereo qui, e l'animazione è fatta. Ovviamente qui posso gestire altri tipi di animazione. Posso anche rimpicciolirlo. Possiamo fare la sezione episodio di Guerre Stellari adesso. E niente, quindi questo è il sistema. Poi, differenza di Flash, io ho da Graph Editor, Curve Editor, la possibilità di modificare le curve di animazione. Adesso anche Flash ce l'ha, per gestire accelerazioni e tutto il resto. Normalmente 3D Studio Max gestisce la luce psichedelica. Dicevo, il 3D Studio Max da un movimento ad un altro crea un'onda, una specie di rallentamento sul finale, che rallenta, perché di solito a volte ci sta bene.
Se io però voglio... È già preimpostato, no? Se voglio un... Voglio anche posso anche gestirla, vedete, attraverso le curve di Bézier. Oppure se io voglio che sia uniforme, rendo questa... Oddio, dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Rendo questa curva, la devo rendere piatta. Mi è sparito però... Ah, ecco. Attraverso questo sistema. Adesso la curva è piatta, la appiattisco anche qui. Cancello questa chiave. E adesso l'animazione dovrebbe essere lineare. Vedo male. Decedere ancora. Perché dovrei appiattire un po' anche tutti gli altri. Forse dovrebbe essere detta così. No, quello spostamento. Se è dritto non si sposta. Dovrei un po' appiattire tutti quanti. Cancello queste chiavi che non mi piacciono. Proviamo a vedere. Ecco, forse adesso sì. Cioè c'è questa chiave che fa la decelerazione, magari se la cancello. Sì, adesso dovrebbe andare, mi sembra che va bene. Quindi l'animazione di oggetti all'interno di una scena avviene naturalmente attraverso questo sistema di animazione. AutoKey e tutto quello che faccio viene memorizzato dal programma come un'animazione. Una cosa molto divertente è l'utilizzo all'interno di del software 3D dei particellari. Che poi possono essere esportati per fare l'animazione. Particle System. Dal pannello di creazione vado su Particle System, Spray, che sia invece una teiera. Se io disegno una teiera, la faccio. Se io disegno una teiera e sull'opzione di modifica, vedete, sta tutto qui su 3D Studio Max, quasi tutto. Qua creazione, sul pannello superiore c'è creazione, modifica, gerarchie, tutto il resto. Se io dico che anziché lo standard particles deve essere una geometria istanziata e poi dico prendi l'oggetto e gli do la teiera, se faccio un render, adesso mi sono perso, eccolo qua, è tutto un ammasso di teiere. Poi ovviamente sempre su particle generation io posso dire di farmi il size, cioè la taglia un po' più piccola, a questo punto le teiere saranno più piccole. Però l'animazione sarà sempre quella di un'emissione di particelle. Perché vi dico questo? Perché poi sul video, quello là, uno dei primi che ho fatto vedere, quello il primo che ho fatto, dove c'è il bambino, il macchinario da guerra, eccetera, ci sta lui che lancia delle pietruzze, sono questo particellare. Il fumo, che sono dei cubi, delle sfere che salgono su, particellare, fatto in 3D ed esportato per flash. Per cui i particellari possono creare degli effetti di animazione non indifferenti. Ora, veniamo invece a quella che è proprio la vera character animation. La character animation si gestisce sempre da questo pannello. Vi evito discorsi tipo luci, camere, che comunque sono cose anche che semplicemente potete vedervi da voi, no? Allora, vorrei partire però da un file già fatto. No. Me lo vado a prendere sul tipo della moto.
Il motore di render per esportare in vettoriale si chiama Swift 3D Max, che adesso non ce l'ho installato perché l'ho installato da poco sto software. Però se vi servono dei software in di questo tipo, che sono molto semplici, ve li posso passare. Poi magari mi trovate comunque o su Facebook o cercate la mail, o ve la do adesso. Per interfacciarsi a per Maya c'è Maya Vector, per Cinema non lo so. Maya Vector almeno fino a qualche release fa era proprio integrato all'interno, basta cercarlo. È lo stesso motore di render identico, lo stesso produttore. Sì, sì, esporta proprio in SVF o in un formato che si chiama SVTF, che permette di importare ombre e geometrie su livelli separati già. Una cosa fantastica. Ok. Allora, il personaggio qui, cioè, sta sulla moto. All'interno del personaggio, se io abilito la vista wireframe, se osservate all'interno c'ha, eccolo qua, lo scheletro, questo so. Allora, normalmente un personaggio va messo nella posizione cosiddetta T, cosiddetta T mod. Adesso io tolgo lo scheletro da questo personaggio e lo reinserisco. Ok, non mi serve più la moto, non mi serve più. Ok, normalmente noi personaggi in 3D già modellati anche da altri li troviamo sotto questo aspetto. Per inserire e far animare quindi questo personaggio vado su lo stesso motion, non lo trovo mai, ecco qua, sull'ultimo sistema system, quindi creazione, che è questo qua, l'icona con il sole, system, che è quello con gli ingranaggi, e mi trovo il bipede, personaggio già fatto, che io attraverso una creazione tipo quella del box lo metto lì, tasto destro anche in questo caso per deselezionare. Qua tolgo tutti i cavi di animazione possibili. Ora ci metto il personaggio in modo che sia coincidente più o meno col mio scheletro, almeno per quanto riguarda i piedi. Benissimo. Poi in realtà questo personaggio è un po' piegato, facciamo così, collimiamo il bacino, che è l'elemento fermo del bipede. Tutto il resto del bipede, se io seleziono il piede, lo posso spostare. Spostandolo, un po' come avveniva con Flash, vedete, faccio la vista realistica, ottengo tutto quanto l'animazione. Allo stesso modo, se abilito l'auto key e poi faccio così, ecco qua, ho fatto l'animazione dello scheletro, ovviamente non della struttura. Poi quindi adatto questo, adesso lo adatto in maniera molto veloce questo scheletro, prendo le varie parti, mi metto sulle varie viste. I programmi 3D sono tutti di comandi rapidi di tastiera, quindi L per la vista left, right non c'è la R, purtroppo non funziona, la devo mettere praticamente. T per la vista top, B per la vista bottom, eccetera, eccetera. P per la vista perspective. Ecco, e questo è un lavoro abbastanza certosino di inserimento
della struttura, vedete che qui ad esempio è un po' troppo eccolo qua, alto personaggio, cerchiamo un attimo di abbassare la sua altezza, ok, più o meno, e poi le braccia, prendiamo la mano, basta prendere la mano e la inseriamo nella sua posizione naturale, cioè in corrispondenza esattamente della mano della mia mesh. Vista frontale. Navigate sempre per le viste, perché Z ad esempio mi zooma immediatamente sull'oggetto sezionato. Perché se si lavora in prospettiva poi si perde. Sì, si perde il senso della... La struttura io posso decidere, qui c'ha 5 dita giustamente, posso anche decidere di metterne una sola, eccolo qua, di non fare neanche le falangi e di utilizzare semplicemente come se si piegasse semplicemente così, per andare proprio a risparmio. Cioè per far muovere il polso direttamente con le dita? Sì. Ecco qua, ingrandisco quest'osso che è bello grosso, sì. Ok, in modo che le dita si pieghino. D'accordo, dovrei fare lo stesso anche sull'altro, però... Vai, lo faccio. Così lo muoviamo bene questo. Facciamo lo stesso anche sui piedi. Ma ci sono per esempio anche le gesture già predisposte, per esempio dei movimenti? Sì, c'è una libreria online di... Devo cercare il file BIP. Adesso costruirsi un sistema di motion capture non è più tanto costoso, anzi. Sì, ah sì, infatti. La Kinect, infatti me lo sto costruendo in ufficio. Ah, se ce l'avete a voi. Sì, il software l'abbiamo comprato, adesso stiamo prendendo la Kinect e in una stanza stiamo facendo un teatro di posa per cercare di... Anche il green screen, tutte queste cose qua, so gestircele. Lì è già che risparmi parecchio. Ma sì, cioè, secondo me io sono dell'idea che se devi fare della cartoon animation e quindi i personaggi devono essere cartoon, della motion capture non si fa nulla. Però se ci sono 1000 progetti, soprattutto aziendali, tipo in cui c'è la spiegazione di come avviene un processo medico, no? In cui cioè, ti risparmi tanto di... Come mi capitano anche spesso sti lavori in ambito medico, cose del genere, di video tutorial, cose del genere, è importante, cioè risparmi tanto lavoro piuttosto che andarti a fare praticamente. Ah, questo ha avuto un'esplosione. Ok, mettiamo pure la testa, cerchiamo di inserirla. Non verrà collimato molto bene, però. A questo punto, quando più o meno, ma non è molto bene, però vabbè, quando più o meno è stato inserito lo scheletro all'interno della struttura, io seleziono la struttura e vado sul pannello modifica. Allora, i pannelli importanti in 3ds Max sono la creazione e la modifica. Sulla modifica io posso aggiungere dei modificatori, tra cui vedete, c'è tutta una serie di modificatori che fanno tutti gli effetti di questo mondo, tra cui la distorsione, l'esplosione, il relax, cose qua, lo smooth,
Tra questi posso davvero fare modellazione usando solamente modificatori. Se io parto da un cubo, una sfera, e ragiono con i modificatori, posso creare anche un oggetto alla fine, senza andare a rompere nessuna struttura poligonale. Tra questi c'è il modificatore Physique. Vado con la P fino a che non trovo il modificatore Physique. Eccolo qua. Benissimo. Il modificatore Physique, vedete, è molto semplice e ha un tastino Attach to Node. Cliccando su quel tastino e cliccando sul bacino, sul rombo alla base del bacino, e poi cliccando su Initialize, si ottiene il matching tra la struttura e il suo scheletro. Ovviamente, voi direte, cazzo è facile, no? Arriva il secondo lavoro, certosino. Adesso segue la struttura, ma molti vertici della struttura rimangono ancora attaccati alla posizione originale. Per far sì che anche questi vertici rimangano attaccati, perché troppo distanti dallo scheletro, seguano anche loro la struttura, io clicco sulla struttura, apro le opzioni del modificatore Physique e vado su Envelope. Envelope è il sistema che mi permette di ingrandire o diminuire l'area di influenza di un osso sulla carne vicina, diciamo. Per cui se io clicco, infatti, vedete, si crea, non so se si vede bene, forse non si vede bene, una specie di fuso, una struttura di questo tipo, che mi indica tutti i vertici presenti su quella struttura. Ovviamente devo ingrandirli, però senza prendere l'altra gamba. La gestione dell'envelope avviene da qui, radial scale, parent overlap, child overlap. Se io faccio radial scale, ecco qua, aumento finché non raggiungo di aver preso tutto quanto. Nel caso del piede, in realtà dovrei fare una parent overlap, o ancora meglio, una child overlap. Cioè aumenta il fuso in lunghezza, non più in spessore, ma in lunghezza, prendendo quindi anche i vertici del piede. Se questa è stata fatta bene, non c'è senso rifarla sull'altro, copio, seleziono l'altro piede e faccio paste. Uguale, copy, altro, paste. Quindi adesso almeno le gambe ce le abbiamo belle libere. E infatti, torno su Physique perché stavo nel sottomenu dell'envelope, e in effetti adesso posso gestirmi tutto quanto la mia struttura. Stesso discorso per le mani. Porto le mani in avanti e si portano dietro, cioè lasciano dietro un po' di struttura. Stesso discorso. Apro il sottomenu Physique, Envelope, posso anche gestirlo semplicemente da qui. Qua è già un po' più complesso. Ecco qua, così. Qua posso andare anche... Tanto non ho altre cose a fianco. Cosa? Ecco qua. E questa mano, anche questa è libera. Poi prendo l'osso della colonna vertebrale, rotazione, trascino tutto in avanti e c'è la spalla attaccata. Uguale. Envelope. E mi vado a sistemare per ogni parte della colonna vertebrale, me lo vado a sistemare anche sul collo, mi sa che c'è questo tipo di problema, questo è già un po' più un casino, forse con la parent overlap, ecco qua. Benissimo, e anche questo è fatto, facciamo anche, quanto avevamo già fatto qui,
copy, qui paste, qui copy, qui paste. È molto comodo questo sistema perché abbiamo già un bipede già fatto, perché andare a ricreare la struttura di quella che è detta cinematica inversa di un corpo umano è una cosa abbastanza complicata. Infatti non c'aveva senso andarsi a rifare ogni volta, per fortuna hanno fatto questa cosa. Adesso non so se negli altri software c'è. Non so se nella versione 2014 non c'è. Maya non ce l'aveva, infatti. Per farla ci mette una giornata. 3D Max è molto semplice sotto questo aspetto. Sì, per i videogame è proprio al massimo. Va bene, allora, ovviamente, se io abilito l'autokey, metto una chiave che mi dice che non può essere messa in figure mode, tolgo la figure mode, ecco qua, metto la chiave così, questo braccio in questa maniera, ecco qua, e ottengo l'animazione, anche qua. Il piede, tiro su, tiro via e lo faccio un po' danzare. Ecco qua, lui segue l'animazione, molto diciamo come Flash, no? Quello che faccio si ripercuote sull'animazione. Poi se seleziono qualsiasi tipologia di osso all'interno della struttura dello scheletro, posso caricarmi un file di tipo BIP, che sarebbe il motion capture. Le faccio vedere. Lo stanno qui. Motion capture. Bip. Dance. Facciamo fare un balletto. Ecco, si vede un attimo la struttura. Non va, però, ecco. Allora, mettiamo la struttura, facciamo realistic, togliamo gli edged faces, eccolo qua. A questo punto lui farà... No. Sì. Queste sono le file di motion capture. Ma il motion capture si può importare anche esternamente, cioè se uno se lo si crea un sistema di motion capture. Sì, basta che crei questo sistema di motion capture un file di tipo BIP che può essere poi, ecco, caricato attraverso load file da qui. Ne metto un altro. Eccolo qua. Questo è un altro tipo di danza. Questa è la libreria. Ecco, il difetto poi ovviamente che, cioè, ma anch'io li uso tantissimo, però vanno utilizzati un attimo un po', non così proprio buttati là, perché so pochi se ne trovano su internet, è sempre la stessa libreria, e quindi tipo, ma infatti anche negli Urban Jungle li ho usati tantissimo. Il software si chiama PSI, mi sa? Ed è un software che... Aspetta, vediamo, ce l'ho, eh. Non l'ho installato perché ancora non c'ho da fare. Però, ecco, programmi 2013. Ah, IPI. IPI Mocap Studio. IPI Mocap Studio. Poi si interagisce con una Kinect, si creano... Là bisogna però... intervenire dopo un po'. Poi qui se io voglio inserire altre chiavi ragiono con AutoKey e inserisco altre animazioni, quindi modifico questa animazione già fatta, una buona base di partenza, no? Niente, l'accortezza è questa, oltre che tutto trovate su questi pannelli se cercate qualche tutorial. Comunque, creazione per modellare, modifica per applicare il physique, motion per caricare i file di motion capture, e invece system
per disegnare il bipede. Sono questi. L'accortezza poi è di togliere lo scheletro, nel senso di far sì che lo scheletro non sia renderizzato. Se io faccio un render adesso, ah, non mi sta facendo l'animazione, aspetta. Allora, i render stanno qua, la tagliera, render setup, faccio single e poi render. No, è troppo scuro, ci metto lo coloro di un altro colore. Con M apro i materiali, perché non so perché non me li sta facendo vedere, però maledetto a lui, se non ce la sta facendo proprio più. Di solito su standard material, vabbè, non ce la sta facendo fare il render. No, sto solo proprio il default suo, anche perché io esporto, ecco perché, sto con quello di Flash. Ecco, dal render setup, se vado su assign renderer, posso scegliere altri tipi di render. Eccolo qua, vedete, si vede lo scheletro? Per togliere lo scheletro vado sul sistema di selezione, select by name, mi vado a selezionare tutti quelli che cominciano con beep e premo ok. A questo punto lui mi ha selezionati tutti. Tasto destro, vado nelle proprietà, non sto trovando adesso questo. Vedete le proprietà? Properties. No, volevo che non fosse visibile nel render. Ah, object properties stanno chiamando, ecco. E spunto renderable. Ok. A questo punto lo scheletro che ho appena inserito non sarà più renderizzato. E quindi la struttura potrà essere animata. Su render setup c'ho la possibilità di fare un range di animazione attraverso una sequenza di fotogrammi, anche questo in PNG, in qualsiasi dimensione voglio. Questo è 1000x480 perché sto in custom, ma c'ho tutta una serie di sistemi cinematografici e tutto il resto. Poi ci metto le mie belle luci. Ecco qua, per illuminare la scena. E questo sta facendo tipo animazione e basta. Questo è quanto. Abbiamo visto più o meno un po' di panoramica su 3D. Se vi interessa, durante i giorni dello Scratch Festival si terranno tre corsi legati all'animazione. Tre workshop. Stiamo cercando di renderli gratuiti attraverso il laboratorio del basso, però ci devono dare risposta. Eventualmente comunque non costano tanto. E ci saranno un workshop di 3 giorni sull'animazione fatta in stop motion. Un workshop di 3 giorni e 3 mezze giornate di creazione di suoni per l'animazione con Pierpaolo Leo. E un workshop di 3 giorni molto importante di After Effects, con un docente di After Effects del Master in Multimedia Design a Firenze, che viene qua a fare 3 giorni all'ammirato Culture House, e sta i giorni sono dal 12 al 15, al 14, 15. Comunque trovate sul sito. Sì, fate anche un tempo. Sono molto importanti. Costa adesso come adesso costa 150 quel corso, ma se li fate tutti e tre costano 2,50 anziché 3,50. Alla fine, diciamo, 150 per un workshop di 3 giorni in After col docente non è tanto. Infatti, lo facciamo solo per ricoprire le spese di viaggio. E... Sì, no, è pochissimo. È benissimo. Possiamo chiudere? Sì, tutto a posto.